Ciao a tutti e benvenuti, siamo qui oggi con un nuovissimo video acquisti. Video acquisti che si incentrano ovviamente su tutto quello che abbiamo acquistato nel corso degli ultimi periodi, sempre trovati in offerta o vabbè, proprio alcune cose non c'erano nessuna offerta, siamo stati costretti a pagare a prezzo pieno, ma sono stati casi molto rari, no? No, difficilmente. E comunque allora abbiamo, è parecchio che non facciamo video acquisti, quindi abbiamo proprio un accumulo incredibile di roba, tipo per esempio abbiamo due file così di giochi e altre cose. Iniziamo subito allora con quello che vi possiamo mostrare. Tipo abbiamo Pokémon Scarlatto e c'è pure Violetto da che parte. Comunque Pokémon Scarlatto l'abbiamo preso adesso in nel periodo di uscita. Lo mostriamo adesso perché di recente è uscita la prima parte del Season Pass che poi finirà l'anno prossimo comunque. Sì, noi ancora non l'abbiamo preso. Però di questo potete vedere il nostro gameplay che abbiamo pubblicato al tempo. Comunque a noi è piaciuto abbastanza. Poi abbiamo Zelda Tears of the Kingdom. Questo qua, a dire la verità, ancora non l'abbiamo finito proprio al 100% perché stiamo ancora esplorando. Però ci è piaciuto tantissimo, possiamo già dire. E non solo, di questo abbiamo preso anche altre due cose collegate. Abbiamo preso su Amazon e... culo però, perché questo... Sì, perché era molto limitato. L'amiibo di Link. Questo è stato proprio difficile trovarlo, in realtà l'abbiamo pagato anche 3 euro in più del prezzo base, perché... Sì, però ormai penso che non si trovi... Non lo so, non ho controllato, però penso che sia molto difficile da reperire. Vabbè, questi qua poi di Zelda, gli amiibo... Vabbè, in realtà tutti gli amiibo sono... dopo un po' diventano abbastanza rari. Vabbè, abbastanza sì. E poi hanno annunciato di recente anche altri due amiibo, quello di Zelda e di Ganondorf, che escono mi sembra a novembre. Quelli li dobbiamo recuperare quando uscirà. E poi abbiamo acquistato in preordine, quindi a prezzo di day one, la guida, che però l'abbiamo lasciata sigillata perché tanto abbiamo detto per scoprire le cose andiamo in giro e scopriamo, poi se però ci serve una cosa c'è sempre YouTube che fa le guide. Per il resto comunque questa è proprio molto bella da collezione, è proprio un librone ed è pesantissima, quindi si può usare anche come arma per accoppare qualcuno. Sì, sì, questa in testa a qualcuno lo uccidi in un colpo. No, perché è proprio, non è veramente una gran bella guida, ma proprio la sua figura esposta, proprio devo immaginare così messa. Abbiamo anche la guida di Breath of the Wild, però in quella è proprio la prima. Sì, è la copertina flessibile. Perché è la prima uscita. Poi abbiamo qui Resident Evil 4, PS5 in versione lenticular. Non so se si vede molto che sta lenticulando, però la fa, è una lenticular questa. E questo siamo molto contenti perché di recente hanno annunciato anche il DLC. Vabbè, non sappiamo adesso quando esce questo video. Comunque, il DLC di Ada esce il 21 settembre. Al prezzo dovrebbe essere 10 euro. Se non fanno infamate. E questo ci è piaciuto tantissimo. Sapete, noi amiamo Resident Evil 4. E questa nuova versione ci è piaciuta ancora di più. Soprattutto la cosa bella è stata che noi eravamo tra quelli che comunque dicevamo ma perché non fare il remake tipo di Code Veronica, il 4 è bello anche così, tant'è che l'avevamo giocato l'originale anche prima che uscisse questo. Però poi giocando questo abbiamo detto no vabbè, però hanno spiegato meglio tutte le cose della storia, le ambientazioni le hanno rifatte meglio, tutte le cose dei nemici, cioè è stato proprio troppo bello come remake, non è solo un rifacimento grafico, hanno proprio dato un senso a tutto ed è stata proprio un'esperienza bellissima questa. Poi abbiamo qui Hogwarts Legacy, questo avete visto il gameplay molto tempo fa, l'abbiamo pubblicato, questo, abbiamo preso la Deluxe che ci è arrivata qualche giorno prima, e questo Hogwarts Legacy pure è un gioco che ci è piaciuto particolarmente, noi già da fan di Harry Potter comunque già non vedevamo l'ora che uscisse. L'unica pecca forse del gioco è proprio che c'era un po' di mancanza a livello di diversificazione tra le case. Per esempio avevamo fatto due partite diverse e abbiamo notato che per esempio quando hai finito tu tenevi un sacco di cose da fare e la tizia alla fine ti ha detto ah c'è un sacco di cose da fare. Io l'ho finito invece che avevo già fatto tutto e qua mi ha detto ah tieni ancora un sacco di cose da fare. Quindi comunque non teneva conto quasi di niente di quello che facevi nel gioco, però... Anche la cattiveria, la non cattiveria. Però per il resto è stato comunque molto bello. Non vediamo l'ora magari che esca un sequel, una roba del genere. Sicuramente lo faranno. E collegato a questo abbiamo preso anche i libri di Harry Potter. Perché noi avevamo già letto in passato i libri di Harry Potter, però tipo quelle letture ladre, nel senso che vai in biblioteca, entri, ti metti là e leggi senza pagare, capito? Poi, però non l'avevamo mai comprato effettivamente, salvo il primo libro che io ce l'avevo fin da bambino.
Abbiamo comprato questo, La maledizione dell'erede. Questo qua preso praticamente nuovo su Vinted ad un euro. Quindi proprio regalato. Un affare proprio. Però la cosa più bella è stata proprio questo, che è ancora sigillato, che abbiamo acquistato sempre su Vinted ed è un cofanetto che include tutti i libri della saga. Questo sì, ve lo dico, ti mostra girandolo, vai. Ti mostra appunto i libri che con il loro profilo mostrano, creano il castello di Hogwarts. E quindi questa è una cosa molto bella. E poi inoltre l'abbiamo trovata pure in super sconto, perché mi sembra che il prezzo di listino è tra i 130 e 150, una roba del genere. E noi l'abbiamo pagata circa 100. Vabbè, 100 con spedizione, però è tasse su Vinted. Però comunque è praticamente, cioè, nuovo, è ancora sigillato, quindi è stato comunque un affare, anche se lo dobbiamo aprire per leggerli a fondo. Prima di procedere verso la parte finale del video, che mostra una cosa proprio che vi fa fare... proprio così, però passiamo con la carrellata di giochi, che sono tanti giochi che abbiamo comprato. Vediamo se ci ricordiamo anche i prezzi. Abbiamo Resident Evil Village, la Gold Edition, che include anche tutto il Season Pass con DLC. Questo l'abbiamo comprato in realtà al Day One, è stato diciamo uno sfizio, non è stata una ricerca di offerte. Abbiamo poi Remothered Broken Porcelain, il sequel del primo Remothered. Questo, vabbè, è proprio un gioco svalutatissimo, per quanto è carino, anche se lo dobbiamo ancora giocare. Però io sono fiducioso che hanno risolto i vari problemi nel Day One e che sia carino. Comunque questo ve lo tirano dietro, tipo questo su Amazon 4 euro sigillato, digitale pure lo trovate 3 euro, quindi se lo volete ve lo tirano, diciamo. Poi abbiamo Absolove, End of Gods. Questo l'abbiamo comprato così su Vinted da pochissimo. Sì, perché c'era uno che lo vendeva a 5 euro senza spedizione, quindi abbiamo detto, beh, prendiamolo, sembra interessante. Non l'abbiamo provato però. Poi abbiamo la Director Cut di Death Stranding PS5, questa l'abbiamo presa su Amazon in offerta a 15 euro, di solito poi va a 20. Noi l'abbiamo già giocato il gioco, cioè il Death Stranding, quello cioè non detto. Non cattato, sì. Però questa versione ancora non l'abbiamo provata. Poi abbiamo la remastered del primo Dark Souls. Questa l'abbiamo presa su Vinted a 3,50 euro. Io ho giocato solo l'originale. Questo dobbiamo ancora giocare. La remastered mai giocata. Poi abbiamo Cooking Mama Cookstar. Questo dobbiamo fare un gameplay. Assolutamente, sì, troppo bello. Questo fa morire. Abbiamo provato già però, quindi non c'è la prima... No, il primo proprio wow, incredibile. No. Però è molto carino. E questo l'abbiamo pagato tipo 7-8 euro sempre su Vinted. Poi abbiamo Call of Duty World War 2, questo ho pagato 2 euro senza spedizione su Vinted. Su Vinted si trovano un sacco di offerte così a prezzi proprio stracciati. Magari poi vi mettiamo anche il link sul gruppo Telegram di queste offerte. Poi abbiamo comprato Babylon Fall PS5 sigillato, questo l'abbiamo comprato quando hanno annunciato la chiusura, diciamo, del gioco, che hanno capito tutti che fa schifo, quindi hanno detto che lo chiudiamo, e l'abbiamo pagato 8 euro da una persona che l'aveva comprato e se ne era pentita veramente. Poi abbiamo comprato Assassin's Creed Unity, che questo fa parte di uno di quei giochi comprati all'inizio della PS4 e poi che abbiamo venduto per comprare altri giochi. Adesso l'abbiamo recuperato a 10 euro. Poi sempre su Amazon abbiamo acquistato sigillata la Dragon Quest 11 Definitive Edition. Questa è andata in offerta a 15 euro. Non l'abbiamo sbustata perché era incluso anche nell'extra e l'abbiamo giocato e platinato tutto lì grazie all'extra, quindi rimarrà sigillato fino alla morte. Poi abbiamo acquistato Dragon Ball Z Kakarot a 8 euro sempre su Vinted. Questo, vabbè, in realtà l'avevamo già giocato su PC quando è uscito, quindi l'abbiamo preso principalmente per rigiocarlo, magari fare il platino più avanti. A 3 euro poi abbiamo preso Destruction All Stars, un gioco che abbiamo provato quando è uscito sul Plus, che però non ci è piaciuto, quindi l'abbiamo comprato proprio per mero collezionismo. Poi World of Final Fantasy, questo l'abbiamo pagato sempre 8 euro su Vinted, spedizione inclusa, lo dobbiamo ancora provare. Però. The Escapist 2, questo sempre 3-4 euro su Vinted, proprio prezzi stracciati come vedete. Però il punto è questo, su Vinted normalmente si paga la spedizione. Se trovate qualcuno che non ha mai venduto, magari c'è la spedizione gratis, però non è proprio facilissimo trovarlo. Sì. Poi abbiamo comprato in coppia da GameStop Soul Calibur 6 e Secret of Mana, che ci mancavano. Mi sembra questo sicuramente 13 euro e questo forse 7. Pochissimo comunque. Poi abbiamo comprato Horizon 2.
l'abbiamo giusto iniziato, ma non continuato. No. Non perché non ci piace altro, ma perché è appunto un gioco che richiede molto tempo, quindi abbiamo detto aspettiamo. Aspettiamo di avere più tempo per proseguire. Anche se in realtà è passato quasi un anno da questo momento. Eh Però sì. questo da quando l'abbiamo comprato è stata una grande offerta perché era uscito tipo da 3-4 mesi e l'abbiamo pagato 25 euro sigillato su Vinted. Ah, poi un gioco PS1 preso su Vinted a 3 euro. Chi vuole essere... Un gioco PS1 preso a 3 euro su Vinted. Chi vuole essere miliardario? Con Jerry Scotti qui, vedete? Io ci ho giocato a questa versione su PlayStation 1 al tempo, è molto carino. Ah, di recente abbiamo giocato anche a quello su PlayStation Non 4. so se c'è qua, forse no. Forse l'abbiamo messo, sta ancora Ah, sta impiegato. Ah, qua. sta qua. Ecco, dai, vedete, uno non sa. Chi vuole essere milionario? Questo è quella nuova, però non c'è Jerry No, Scotti fa un sotto. po' schifo in realtà. Ah, vabbè, diciamo c'è sto presentatore, i personaggi che controlli tu sono comunque un po' inutili, però le domande sono carine, anche se a volte ci sono degli errori nel gioco che ci hanno lasciato un po' interdetti. Comunque c'è proprio degli errori che in realtà tu metti la risposta giusta e il gioco te la dà sbagliata. Tipo quel fatto di Star Wars là. Vabbè, Destiny, questo l'abbiamo comprato proprio giusto perché stava a 1 euro. Sì, ma vabbè, perché già avevamo fatto l'ordine da questa persona, abbiamo visto che lo teneva 1 euro e abbiamo detto buttiamolo nel Eh sì. carrello. E poi vabbè, giusto per collezionismo. Poi abbiamo preso Final Fantasy XV, la Day One Edition, che ci mancava, cioè in realtà l'avevamo venduta al tempo. Per comprare la Royal. E adesso l'abbiamo ricomprata a 10 euro. Ah, di Final Fantasy c'è anche il 16, però adesso sta di là, quindi lo menzioniamo solo qui. Il gioco, avete sicuramente visto il gameplay, è stato uno dei nostri ultimi video a inizio estate, e quello pure ci è piaciuto molto come gioco. Poi abbiamo Godfall, provato già al tempo, non ci è piaciuto, però l'abbiamo preso solo per collezione perché costava pochissimo. Ah! L'inserzione su Vinted dove diceva Goodfall. E E quindi. vabbè, poi vabbè che a uno lo vende a 3 euro, Poi così. abbiamo preso Stranger of Paradise, questo su Amazon. Questo abbiamo pagato però 20 euro. E dobbiamo ancora, cioè vabbè, questo l'abbiamo già giocato, abbiamo visto, fatto una demo non so quante volte. Però siamo convinti che possa essere un bel gioco e non vediamo l'ora di approfondirlo. Dobbiamo però ancora, penso che resettiamo quel salvataggio e lo ricominciamo tutto da capo. Poi Far Cry 5. Questo lo sto giocando in questo momento, anche se non in questa versione proprio, ma perché sta sull'extra della PlayStation. È carino, devo dire, però è un po' ripetitivo. Cioè, non ti coinvolge tanto, il protagonista è proprio nessuno. Quindi non è. Io di Far Cry però avevamo giocato solamente il 3, quindi basandomi su 3 mi aspettavo qualcosa in più. Poi abbiamo The Occupation. Questo l'abbiamo comprato su Vinted perché nel periodo di settembre comunque c'è la spedizione gratis dall'Austria. Quindi abbiamo trovato a 3 euro spedizione gratis. Abbiamo detto compriamolo, magari ci occupa un po' il tempo. The E Occupation. non abbiamo ancora Eh provato. no. Poi YouTuber Life, il primo, sempre stesso discorso dell'Austria. Sì, infatti, però questo abbiamo pagato 7 euro, costa un po' di più. Però va bene, vale la pena. Questo l'abbiamo giocato al tempo sul computer, su PlayStation abbiamo giocato un po', però dobbiamo ancora finirlo. E poi l'ultimo, Diablo 3. La Ultimate Evil Collection. Questo l'abbiamo comprato principalmente per giocarlo in co-op. Avevamo giusto iniziato, dobbiamo ancora continuare. Sì, l'abbiamo poi accantonato perché è un gioco molto longevo. Adesso stiamo giocando in coppia in realtà Celtian Sanctuary, che pure ci sta piacendo molto. Una specie di Dark Souls più fatto un po' a parodia, però molto carino. Beh, non proprio No, non è una parodia, cosa comica. è uno stile un po' più cioè uno stile animato. Vabbè, È un po' appunto più però. Ed è semplificato. in 2D poi. E per finire, allora, quello che alcuni di voi sanno già, però non tutti sanno, è che noi da quando è uscito il gioco di Pokémon Arceus, abbiamo scoperto delle nostre vecchie carte, comunque siamo entrati in una mania Pokémon, già si capisce un po' dalla maglia mia, comunque siamo entrati un po' in un periodo di quasi malattia di Pokémon pesante, e quindi ci è venuta un po' un'ossessione, abbiamo comprato un sacco di cose a tema Pokémon che magari vi mostreremo in un video tutto il nostro mondo Pokémon. Però qui in particolare vi vogliamo mostrare due cose troppo belle che abbiamo trovato, una da Primark e una su Vinted. Mostra prima quello che abbiamo preso su Vinted, che l'abbiamo pagato 10 euro, però perché proprio il Pikachu ci rappresenta questo. E Pikachu, ah faccio rogue! Cioè proprio Pikachu, il bello è che questo nostro termine, faccio rogue, è nato proprio dai giochi Nintendo in effetti, perché Eh il sì. primo è stato forse proprio da Pokémon Arceus, che questi personaggi muti fanno sempre,
in continuazione. Questo Pikachu proprio è la dimostrazione di tutto ciò. E l'altra cosa che abbiamo preso da Primark a un prezzo bassissimo, non ricordo se c'è ancora però, scritto. Però è pure originale, sì. Sì, sì, questo mi ruota al Pokémon Center in Giappone o da qualche altra città, comunque un Pokémon Center. Questo qua, appunto, sempre originale, preso da Primark invece a 10 euro, è questa. Mi metto così, fa tipo maschera. È proprio questa capa di Pikachu gigantesca. Bellissimo. È un cuscino questo in sostanza, però è proprio bello perché è proprio bellissimo, cioè come è fatto. È gigante, così te lo metti pure come amico che ci parli, scherzi, capito? Questa sei qua è proprio bellissima questa testa di Pikachu. Infatti peccato che, cioè, fortuna perché era l'ultimo rimasto, però peccato perché ne potevamo comprare due, così potevamo attaccarci in testa e giravamo così per le strade. E quindi allora questo qua è questo nostro video acquisti che termina qui. Ci sono tante cose in realtà, che abbiamo due buste piene di roba che abbiamo preso nell'ultimo periodo. Adesso ne abbiamo selezionato giusto qualcosa perché sennò veniva un video lungo più di mezz'ora. Fateci sapere come sempre i vostri acquisti preferiti. Per quello che c'è in offerta mettiamo il link in descrizione e vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!